Patrizia De Biche al Festival del Giallo come animatrice, ma comunque grande scrittrice, conosciuta per la sua professionalità nell'affrontare il Cinquecento e anni limitrofi, diciamo così, insomma, perché tu ti sei spostata anche Indietro. indietro nel tempo. Senti, Patrizia, il Cinquecento, prendiamo questo periodo storico, lo hai già affascinante di suo, però sei riuscita a dargli un taglio per far vedere, far conoscere veramente le dinamiche di quelle famiglie. Sia, io credo sia le dinamiche delle famiglie, ma anche, va bene, come si viveva in quel secolo, perché io non credo che. Perché è evidente che quando si parla di storia, si cita e si scrivono delle cose storiche, per forza bisogna basarsi sulle grandi famiglie, perché è evidente che da loro noi si trae la memoria di quello che è stata la storia. Il popolino non ha scritto la storia, però nei miei libri c'è, compare sempre anche. Non dico la borghesia, ma anche la semplicità di un popolo, perché c'è, si tocca, ci si rende conto, si percepisce, perché esisteva e faceva. Le grandi famiglie sono state anche grandi, anche per la grandezza di chi stava viveva nelle piccole case, diciamo, non più nemmeno borghesi, ma nelle piccole case plebee. E quindi le grandi famiglie, ma. Un secolo fatto di storia, un secolo movimentatissimo, 500, perché noi parliamo del 500 e in realtà il 500 è un po' contiene quanto poteva contenere 2 o 3 secoli. Io ho cercato, perché io ho scritto dall'inizio, dal 1506 fino al 1598, quindi l'ho coperto praticamente tutto. Ecco, quello che accadeva. All'inizio si usciva da quello che era il Rinascimento più, diciamo, legato alla grande pittura, alla grande. Man mano si passa al manierismo da un punto di vista artistico per poi arrivare, avvicinarsi a quello che saranno poi disastri, gli errori della Controriforma. Quindi è un secolo immenso, immane, che. E storicamente anche dominato che vede il grandissimo dominio lentamente in Europa, la Spagna e l'Austria, che poi sono strettamente legate, dominano la scena mondiale. La famiglia dei Medici, i Fiamminghi, comunque un denominatore comune, una grande violenza in quel periodo dove non ci si preoccupava dei rapporti parentali, alleanze che nascevano e si distruggevano. Io penso che quello sia una cosa che continua a accadere sempre, anche attualmente. Comunque, appunto, beh, giustamente tu mi dici dai fiamminghi, eccetera. Io, infatti, nel mio ultimo libro mi sono spostata nel spazio e nel tempo di 100 anni, per cui sono saltata al 1426, quindi un balzo nel tempo e nella storia. Alleanze, ma le alleanze sono fatte per rompersi. Le alleanze sono fatte per crearsi per comodo, per comodità, esclusivamente per motivi economici di convenienza. E come accade oggi, si facevano e si rompevano anche molto facilmente. Spesso c'erano dei matrimoni che sancivano un'alleanza, perché il matrimonio era un modo molto semplice per creare un'alleanza e magari per cementarlo o per distruggerla. E quindi i medici sono molto vicino a quello che è stata una stirpe. Prima si sono avvicinati al potere da un punto di vista repubblicano, dopodiché, va bene, sono assurti al potere da un punto di vista proprio di reale quasi, di sovranità con i granduchi. Quindi hanno spaziato in tutte le possibilità, in tutte le gamme del potere. Grazie Patrizia, buon Grazie a te. lavoro.